Ciao a tutti, sono Imma e per la rubrica del lettore medio Io resto a casa e leggo, ho pensato di condividere con voi un estratto dal libro Sita di Alessandro Baricco che soprattutto in questo periodo dove comunque non possiamo ovviamente muoverci da casa ci permette però di fare un viaggio spazio-temporale tra il Giappone e la Francia di fine 1800. Leggo. Era il 1861. Flaubert stava finendo Salambù. L'illuminazione elettrica era ancora un'ipotesi e Abramo Lincoln, dall'altra parte dell'oceano, stava combattendo una guerra di cui non avrebbe mai visto la fine. I bachicolturi di La Ville Dieu si unirono in consorzio e raccolsero la cifra, considerevole, necessaria alla spedizione. A tutti sembrò logico affidarla al Vaux-Joncour. Quando Badabud gli chiese di accettare, lui rispose con una domanda: E dove sarebbe di preciso questo Giappone? Sempre di là, fino alla fine del mondo. Partì il 6 ottobre, da solo. Alle porte della Ville Dieu strinse a sé la moglie Hélène e le disse semplicemente: Non devi aver paura di nulla. Era una donna alta, si muoveva con lentezza, aveva lunghi capelli neri che non raccoglieva mai sul capo, aveva una voce bellissima. Grazie per l'attenzione e alla prossima, un bacio.